Inizia la terza e ultima parte del convegno. Credo che, quelli che verranno trattati siano argomenti abbastanza controversi, nel senso che si guarderanno le arti urbane nel rapporto con le istituzioni a diversi livelli. Che è uno degli argomenti, questo rapporto, che secondo me appunto solleva le tematiche più interessanti e vedremo cose diverse. Con Enrico Bonadio, che è il nostro prossimo ospite in collegamento dall'Inghilterra, parlerà lui, per fortuna, visto che è lui l'esperto di copyright, nei profili di diritto d'autore, anzi nel graffiti writing e nella street art. Enrico lavora presso la The City Law School di Londra. Se avete letto i giornali e vi interessano le notizie riguardanti Banksy, saprete che è stato intervistato pochi giorni fa dal New York Times in riferimento alla perdita della possibilità di sfruttare i diritti d'autore sul Flower Thrower, o almeno così io ho capito, ed è appunto uno dei massimi esperti di questa, direi, piuttosto nuova situazione che si sta venendo a creare grazie a una nuova consapevolezza, diciamo, a un nuovo modo di considerare quello che prima era considerato semplicemente sporco sui muri o vandalismo. E io a questo punto gli lascerei la parola in modo da eventualmente poter avere un po' di spazio alle domande, perché credo che sia un argomento estremamente attuale e di interesse. Grazie Pietro per l'invito, per l'introduzione. È un piacere essere con voi, sebbene da remoto. E dunque, parlerò di copyright e graffiti e street art. La decisione cui Pietro si riferiva nell'introduzione, quella di pochi giorni fa, è del marchio di Banksy, o meglio di Pest Control, che è l'organizzazione di Banksy, la compagnia che sta dietro Banksy. Sostanzialmente hanno perso una registrazione all'Ufficio Europeo dei Marchi, perché l'Ufficio Europeo dei Marchi ha reputato che sia stata depositata in malafede, sia stata poi mantenuta in malafede da Pest Control, che vi ricordate ha aperto quel negozio a sud di Londra, Croydon, il Gross Domestic Product, nel settembre-ottobre dell'anno scorso. Ecco, secondo degli statements che fece circolare Banksy e Pest Control, l'apertura di quel negozio era proprio per costituirsi una sorta di prova che il marchio era utilizzato. Uno dei requisiti per mantenere in piedi un marchio è quello di utilizzarlo. Quindi sostanzialmente poi l'ufficio in quel caso ha ritenuto settimana scorsa che c'era malafede e ha cancellato quel marchio, ma si trattava di marchio. Oggi voglio parlare invece di copyright, di diritti d'autore, che è un diritto di proprietà intellettuale diverso dal marchio. Ecco, quindi parliamo di diritto d'autore nel graffiti writing e nella street art. Ecco, nella slide, quella successiva, che non vedo e mi sembra che sia, dunque, la slide successiva, sostanzialmente vedete che c'è ho inserito un'immagine riferita a un caso relativamente recente, è quello di H&M, giusto? Che non riesco a vedere bene nel... Ok, Revoke. Ecco, vi sono stati negli ultimi, diciamo, 10 anni, numerosi casi di writers e street artist, molti dei quali molto famosi, come Revoke, come Rhyme, specialmente in America, che hanno fatto azione nei confronti di compagnie, corporations, come H&M in questo caso, perché per l'utilizzo non autorizzato e non pagato di proprie opere d'arte.
si sia opere di street art che opere di writing duro e puro, diciamo. Molti di questi casi, come HM contro Revoco, sono stati poi risolti in via transattiva con un accordo fra le parti che nella maggior parte dei casi sono confidenziali, ma nella maggior parte dei casi si sono conclusi con un pagamento di una somma di denaro da parte della compagnia verso a favore dell'artista, del writer coinvolto, con una buona uscita, diciamo. Però ecco, e passiamo alla slide successiva. Un caso che è ancora pendente è quello tra Mercedes, come vedete in questa immagine, e altri quattro street artist, Bombardier e altri tre, per l'uso da parte di Mercedes in una campagna pubblicitaria di, come vedete, di foto che includono queste tre opere d'arte. La causa è ancora pendente sarà in America, e sarà interessante vedere come si concluderà, se la Corte americana darà ragione a Mercedes, che invoca una difesa che è quella della freedom of panorama, la libertà di panorama, cioè la libertà di utilizzare il panorama pubblico, incluse eventuali opere d'arte. Quindi la maggior parte di questi casi sono americani degli ultimi anni, ma anche in Europa, e passiamo alla slide successiva, abbiamo avuto dei casi come quello di Jorit un paio di anni fa, dove la birra, un produttore di birra, ha utilizzato la sua opera d'arte, il suo murales raffigurante San Gennaro. Non ho notizie di come stia proseguendo questa causa che avrebbe iniziato Jorit, se è in via di transazione, se è in via di risoluzione o se si arriverà a una sentenza. Però, come dice, anche in Italia si reagisce, no? Anche in Italia street artist iniziano a essere consapevoli dei diritti che la legislazione sul copyright dà loro e fanno azione. Quindi, fino ad ora abbiamo visto opere di street art, giusto? E azioni a tutela del copyright che protegge queste opere di street art. Che dire, e passiamo alla slide successiva, che dire del graffiti writing puro e duro? Che dire delle tags, ad esempio? Ovviamente, possiamo dire che le tags sono proteggibili dal diritto d'autore. Ora, io, da ovviamente aficionado di graffiti writing, spingo l'argomento, cioè voglio ovviamente sottolineare che si tratta di arte, si tratta di specialmente quelle tags che sono di qualità, che sono non fatte da toys, no? Ma che sono comunque dipinte o scritte da writers con esperienza. Però ovviamente il pubblico dei non esperti, degli outsiders, degli outsiders della cultura, le identifica ovviamente come, per usare un termine inglese, visual pollution, inquinamento visivo. È arte o è inquinamento visivo? È proteggibile dal diritto d'autore oppure no? Ovviamente, se chiediamo alle persone per strada, ti dicono: no, è inquinamento, sono scarabocchi, che volete fare con questo? Ovviamente, se vediamo, quindi, se loro vedono, se gli outsiders vedono una tag su una saracinesca, su un bidone della spazzatura, su un muro, dicono: ovviamente è inquinamento visivo. Ma, e passo alla slide successiva, se vedono la stessa tag su un canvas, su un olio, su una tela, incominciano a dire: ma, beh, allora forse non è tanto scarabocchio, ma è arte. Quindi, qui vedete in questa slide, vedete, da una parte è la stessa tag dipinta dallo stesso writer newyorkese, Easy, che ho intervistato a New York, e a sinistra uno direbbe: no, questa è scarabocchio, è soltanto vandalismo. E a destra direbbe: ma sì, incomincia a essere arte. Quindi il mio argomento è questo: non dovremmo essere condizionati dalla superficie, dal supporto sopra il quale la tag è dipinta, è disegnata. Cioè, anche le legislazioni sul diritto d'autore
non obbligano l'interprete a tenere in considerazione il supporto tangibile, no? Che sia una canvas, che sia una tela, che sia un poster, o dall'altro lato che sia un muro, una saracinesca. Cioè la legislazione sul diritto d'autore non distingue tra supporti quando si tratta di attribuire questo diritto, no? Quindi teniamo a mente questa differenza, perché la nostra valutazione circa l'originalità di una certa opera, di una certa scritta, come, e la nostra percezione se sia arte oppure no, può essere condizionata o pregiudicata, perché si tratta di un pregiudizio, giusto? Che tiene in considerazione la superficie o il supporto. Dunque, e passiamo alla slide successiva. Ovviamente molta street art, molto writing, ovviamente soprattutto il writing, è illegale. Come sappiamo, cioè, viene fatto senza autorizzazione. Ovviamente i writers non è che chiedono autorizzazione alla compagnia che gestisce i treni, ovviamente, no? Vanno, dipingono e commettono un atto che è considerato criminale, che è perseguibile, bla bla. Quindi la domanda qui è: quando l'opera d'arte è illegale, è creata illegalmente, che sia un pezzo di writing o che sia un murales di arte figurativa, quando sono creati senza l'autorizzazione del proprietario del muro o del supporto, il copyright esiste oppure no? È questa, purtroppo, ancora una zona che può essere definita grigia del diritto. Non sappiamo con certezza, perché non vi sono stati casi dove il giudice ha potuto chiarire questa posizione, non sappiamo chiarezza se siano proteggibili oppure no. La mia posizione, la posizione anche di alcuni giudici, in maniera incidentale almeno, è quella di considerare ovviamente proteggibile qualsiasi opera d'arte, sia quelle che sono prodotte, create con l'autorizzazione del proprietario, sia quelle cosiddette illegali. Non è giusto, secondo me, privare della protezione del diritto d'autore quelle opere che sono create illegalmente, perché si creerebbe una discriminazione, una sorta di ingiustizia, perché ovviamente si legittimerebbe ognuno a copiare e a sfruttare commercialmente le opere illegali. Sarebbe ingiusto, secondo me, e secondo tanti altri commentatori e anche giuristi, direi. E passiamo alla mail successiva, alla slide successiva, dove vediamo ovviamente il mural point five points, il complesso famoso nel Queens, che fu distrutto, fu cancellato nel 2013 dal proprietario, il signor Wolkoff, e ovviamente 21 artisti e writers, sia street artists che writers o muralist, insomma, puoi usare questa definizione, può essere comunque rischioso, 21 artisti hanno fatto causa dopo la distruzione, dopo il whitewashing, no? Come vedete sulla destra, dopo la cancellazione delle loro opere, hanno fatto causa a New York al proprietario, e hanno vinto la causa nel 2018, confermata nel 2020 dalla Corte d'Appello, perché il proprietario non aveva rispettato le norme stabilite dalla legge che si chiama in America il Visual Artist Rights Act, il VARA, che protegge i diritti morali degli artisti visivi. Non ha rispettato, ad esempio, i 90 giorni di preavviso che devono darsi da parte del proprietario agli artisti per in caso di decisioni di distruzione. 90 giorni di avviso che potrebbero servire agli artisti per rimuovere alcune le opere che sono rimovibili, e alcune di quelle opere erano rimovibili perché erano state apposte su dei pannelli estraibili. C'è da sottolineare che il risarcimento dato dal giudice è stato astronomico, ovviamente per opere di questo tipo, 6,7 milioni di dollari ai 21 artisti, distribuiti fra i 21 artisti. Una cifra enorme, ed è la prima volta che in America, e addirittura in tanti altri del mondo, direi, la prima volta che opere di street art e anche di writing hanno ricevuto questa tutela.
tutela forte. Ovviamente la decisione è stata criticata dallo zoccolo duro e puro del graffitismo, però su questo magari possiamo discuterne dopo, se c'è spazio per un dibattito dopo il mio intervento. Quindi, distruzione di street art e graffiti, vi è stata in America una reazione da parte degli artisti. E passiamo alla successiva slide. Che fare quando non c'è distruzione, ma c'è quello che io chiamo una decontestualizzazione dell'opera di street art o di writing? E abbiamo assistito a queste decontestualizzazioni, a queste, diciamo, rimozioni delle opere di Banksy, soprattutto dal sito originale dove si trovavano, location indoor, no? Gallerie o musei. Lo abbiamo visto con Banksy, con Noble Games a Londra, e la slide successiva invece c'è un murale di Stick, l'artista londinese, in questo caso dipinse questi stickman, i suoi famosi stickman in Polonia. E dopo qualche anno sono ricomparsi spezzettati, che era un murale molto lungo, collettivo, dei pannelli spezzettati degli stickman riapparsero in una galleria a Londra centro. Ovviamente l'artista ha reagito, non con una causa, con delle lettere, e la controversia si è risolta al di fuori del giudizio, stragiudizialmente, con il ritorno dei pezzi di murale nella loro location originaria in Polonia. La legge non dice nulla a questo proposito. La legge sul diritto d'autore, sui diritti morali, in Gran Bretagna, nel Regno Unito, in America, nei paesi continentali d'Europa, non dice nulla. Non vi sono stati casi ancora in cui i giudici hanno deciso se questo sia una violazione dei diritti morali di autore. Vi è un diritto morale degli artisti, che è quello di opporsi a trattamenti pregiudizievoli delle proprie opere. Ebbene, il mio argomento è quello di identificare tali azioni, tali decontestualizzazioni, come contrarie al diritto morale di integrità dell'artista in questo caso. Sto aspettando che arrivi un giudice a confermarlo, perché ancora non abbiamo un caso. Quindi aspetto con fervore, anche sia dal punto di vista mio scientifico di ricerca, che anche da un punto di attaccamento a questo tipo di arte, ovviamente è giusto, secondo me, dare questa protezione agli artisti di strada, se vi sono questi trattamenti così pregiudizievoli, il distacco dell'opera e la relocation in un altro, diciamo, in un altro ambiente, indoor e così via. Ovviamente è successa una cosa un pochino simile a Bologna, come sappiamo, e passo alla slide successiva con Blue, come sappiamo, che reagì molto di impeto quando le sue opere, alcune sue opere, furono staccate e poi mostrate nella famosa mostra. Ovviamente lì vi sono versioni discordanti su come è andata. C'è però da sottolineare che, per quanto io ne abbia avuto conoscenza, in quel caso, dopo il primo mese o dopo alcune settimane delle opere, l'accesso gratuito a quelle opere distaccate era stato consentito, cioè non si pagava sostanzialmente. E poi ovviamente queste opere di Blue, che furono staccate, erano destinate alla scomparsa, perché erano appunto in un casolare, in un building che era in via di decadenza, che stava per, ovviamente, e quelle opere stavano per essere sostanzialmente per autodistruggersi, insomma. Quindi da una prospettiva si potrebbe considerare anche come un tentativo di salvare quelle opere. Ecco, e passiamo alla slide successiva, perché voglio anche sottolineare il fatto che queste normative sul copyright, soprattutto quelle sul copyright, cioè sui diritti economici, non tanto quelle sui diritti morali a opporsi a questi trattamenti pregiudizievoli, i diritti di copyright ovviamente servono anche all'artista per poter monetizzare, giusto?
tanti artisti lo fanno, non solo quelli famosi come Shepard Fairey, come Obey, che ovviamente fanno merchandising, ma neanche nella mia attività di ricerca etnografica ho intervistato tanti writers e street artists. Molti writers, anche quelli non conosciuti, quelli non famosi, quelli, voglio dire, in America soprattutto, dove probabilmente c'è anche una cultura consumistica diversa da quella europea, molti writers fanno merchandising. Di notte fanno bombing e di giorno vendono i cappellini. Ma li vendono non necessariamente per diventare ricchi, ma per pagarsi le bollette, per mettere il cibo sulla tavola, per finanziare i progetti artistici che hanno. Anche, e passiamo alla slide successiva, Stick, ad esempio, ritorno sempre su Stick perché ho un rapporto di conversazione con Stick, e ovviamente lui non monetizza e utilizza il copyright per imporre a chi utilizza le proprie opere, come il Servizio Sanitario Nazionale della Gran Bretagna, l'NHS, impone a queste organizzazioni che utilizzano a fini sociali, di cause sociali, come la causa della promozione della salute pubblica. Stick collabora con organizzazioni LGBT, no? Collabora con charity che lottano contro la homelessness, no? Contro coloro che vivono in strada. Però Stick è molto attento a che le sue opere siano utilizzate secondo le modalità scelte da lui, e può fare così grazie al copyright. Cioè il copyright dà la possibilità all'artista di controllare l'uso che viene fatto della propria opera. Cioè, quindi gli accordi con cui si licenzia, si autorizza il terzo a utilizzare l'opera, non sono solo accordi che tendono a monetizzare, ma sono solo accordi che tendono solo a controllare l'uso da parte di terzi. Quindi vedete come il copyright può essere inteso in senso flessibile e neutrale. Cioè il copyright non è solo quello strumento in mano a corporation, quello strumento capitalistico in mano a corporation che vogliono monetizzare. Sì, è anche questo, ovviamente. E artisti anche monetizzano molto bene, ma è uno strumento flessibile, può essere utilizzato per qualsiasi tipo di scopo. Lo scopo anche di impedire a corporations di utilizzare in pubblicità opere di writing, che l'artista non vuole vedere accostate a messaggi capitalistici, no? Quindi vedete come il copyright può essere veramente flessibile e neutrale. Lo coloriamo noi, dei colori che vogliamo. E passiamo alla slide successiva. Voglio sottolineare poi un'ulteriore caratteristica del graffitismo e della street art, anche questo approccio di sharing e di appropriation. Come sappiamo, è molto accentuato. I toys copiano o si ispirano guardando i maestri, Phase 2 o chi per loro, quindi vi è un'attività di riutilizzo di dettagli, stili, non solo fra colleghi street artist and writer, ma anche particolari dettagli presi, appropriati dalla cultura popolare, da advertising, ecco. Questa caratteristica non è, secondo me, contraria allo spirito del copyright. Perché qualcuno dice, guardate, qui si copiano tutti a vicenda, spesso si copiano tutti a vicenda, non fanno azione, ovviamente non è che il writer A manda una lettera al writer B perché ha copiato il modo in cui ha scritto la lettera O. Ovviamente questo non succede, tra colleghi perlomeno. Però c'è un'attività, c'è un senso di rabbia quando qualche writer o qualche street artist copia un altro. Ovviamente il modo di reazione non è quello di andare al giudice, ovviamente, ma è di cercare di fare gossip sui social media, buttando fango su colui che ha copiato. Quindi c'è una volontà di reazione.
E passiamo alla slide successiva, sto concludendo. Ora volevo appunto sottolineare alcuni casi, perché una volta che noi accettiamo che il copyright possa entrare in questa subcultura o subculture del writing o della street art, una volta che accettiamo che il copyright penetra nella subcultura, ovviamente i protagonisti di questa subcultura devono accettare le regole del copyright. Quindi possono perdere cause che intentano quando appunto pensano di essere stati copiati. Questa fu una causa americana di qualche anno fa. Seltzer, un artista locale di Los Angeles, della West Coast, autore di questo poster, Wait Past, sulla destra, citò in giudizio i Green Day, cioè la famosa band di pop music, perché, come avete visto, utilizzarono una delle proprie immagini che erano state attaccate, weight pasting, in Los Angeles, la utilizzarono come background del proprio concerto. Ebbene, il giudice americano lì disse che era un uso lecito, il fair use, un uso lecito perché trasformativo, e quindi qui l'artista perse. Altri casi, può darsi che street artist o presunti tali, mi riferisco qui a Mr. Brainwash, sulla sinistra vedete la sua opera, che non è un'opera di street art, ma è un'opera di studio, un stencil applicato a questa canvas. Fu citato in giudizio da Friedman, che è il famoso fotografo che fece questa iconica foto dei Run DMC, e Mr. Brainwash perse. Fu condannato per copyright, violazione del copyright, perché troppo uguale, troppo simile. Il giudice non si convinse del fatto che era fair use, che era un uso lecito. Quindi fu condannato per copyright infringement. Mr. Brainwash, e passiamo alla slide successiva, fu anche condannato in questo caso perché si appropriò di questa foto scattata dal famoso fotografo Dennis Morris, in questo caso Sid Vicious, come vedete, il punk, il famoso cantante punk, e Mr. Brainwash fece questi stencil non solo sui muri ma anche su lavori di studio, e fu condannato per violazione del copyright. E da ultimo vediamo questo caso, e passiamo alla slide successiva. Anche qui si trattava di un caso di un artista di street artist, chiamiamolo così, Shepard Fairey, come sappiamo il famoso artista che produsse il famoso poster di Obama del 2008, che fu utilizzato per la campagna di Barack Obama, la prima campagna presidenziale. Ebbene, ovviamente non era un lavoro di strada, era un lavoro di studio, ma Shepard Fairey fu citato in giudizio da Associated Press, l'agenzia di stampa, Associated Press, AP, per violazione del copyright. Il caso fu risolto prima della fine, prima che il giudice potesse emanare la sentenza, però sostanzialmente Shepard Fairey fu costretto a chiudere il caso, perché se no sarebbe stato condannato per violazione del copyright. Quindi, e concludo il mio intervento, forse ho parlato un po' troppo lungo, concludo con l'ultima slide. Come vedete, mi domando e vi domando e ci domandiamo, ma il copyright allora è per perdenti oppure no? Come ha detto Banksy tanti anni fa nel suo libro Wall and Peace del 2005, apro una parentesi comunque, tra l'altro, questo statement, questa dichiarazione di Banksy di tanti anni fa, 15 anni fa, ora lo rincorre, perché la sentenza dell'ufficio dei marchi europeo della settimana scorsa, che ha annullato il marchio del Flower Bomber di Banksy, ha tenuto in considerazione questo statement. Quindi questo statement, si trattava di copyright, bisogna comunque tenere in considerazione la differenza fra copyright e diritti di marchio, sono due diritti di proprietà intellettuale diversi. Comunque, uno statement di Banksy che dice di non credere in diritti di proprietà, che sia copyright, ovviamente non ha giocato a suo favore,
in cause, in casi come quello della settimana scorsa, dove Banksy comunque rivendica diritti proprietari. E quindi Banksy vuole fare l'anti-establishment, giusto? I suoi messaggi sono chiaramente anti-establishment, però utilizza degli strumenti legali che sono pro-establishment. Ovviamente si può essere anti-establishment, come Banksy, e anche fare ricorso a, you know, la legge, agli strumenti giuridici, però bisogna rispettare le regole, e nel caso dei marchi che abbiamo menzionato, sostanzialmente Banksy non si era comportato come la legge marchi europea prevede. Quindi, e concludo, il copyright può essere rilevante nel graffiti writing e nella street art? Sì, la mia risposta è sì. Tante cause recenti ce lo hanno confermato, anche se sono state poi chiuse prima del dovuto. C'è una consapevolezza che sta gradualmente concretizzandosi nella subcultura, nelle subculture, specialmente in quella della street art, ovviamente, ma anche in misura minore nel writing. C'è una consapevolezza da parte dei writers e degli street artist di avere dei diritti e di poterli eventualmente farli valere nelle sedi competenti, e anche una consapevolezza che tali diritti non sono antitetici allo spirito libero, allo spirito anti-establishment, allo spirito sovversivo di queste forme d'arte. Però ovviamente mi farebbe piacere pensare cosa ne pensate voi a Modena. E quindi, se ci sono domande, o comunque commenti, sono felice di riceverli. Allora, io intanto ti ringrazio, credo che terremo le domande eventualmente per la fine dell'incontro, se avrai la possibilità di seguirci fino alla fine. Io nel caso ti chiederei sempre più tardi se hai un'opinione rispetto alla posizione che tiene Banksy quando ci sono delle mostre che lui dichiara fake, ma contro le quali non fa assolutamente nulla, che è una cosa che mi incuriosisce, però terrei sempre le domande per dopo, sempre se avrai la possibilità di restare con noi. Mi sembra che, appunto, come dicevo, questi siano argomenti piuttosto controversi, nel senso che quando le controculture entrano dentro le dinamiche del mondo rispetto al quale inizialmente sono in un certo tipo di contrapposizione, si aprono degli scenari abbastanza imprevedibili e non sempre positivi. Mi viene in mente che una buona parte della cultura hip hop si basa sui campionamenti, e questo finisce per diventare un qualcosa che potrebbe a un certo punto scoppiare e travolgere un po' tutto. Mi viene in mente anche il Walkar di chi era Fab Five Freddy con Campbell Soup. Insomma, ci sono un continuo riferimento, e mi piacerebbe sapere cosa succederebbe se tutti si cominciassero a fare causa su questo tipo di leggi, ma è molto interessante e molto attuale, quindi grazie ancora Enrico Bonadio per la Grazie a te, lezione Casmina. che ci ha tenuto. Passiamo al primo e unico incontro in lingua inglese per il quale abbiamo invitato François Chastenet da Bordeaux. François è architetto e si occupa di disegno di caratteri tipografici, ha un passato di writer e insegna all'Accademia di Arte e Disegno di Tolosa. Ha scritto e pubblicato tre libri che per me sono fondamentali su diversi tipi di calligrafia che si sono sviluppati in ambito urbano: Pichassao de São Paulo Signature, che è una specie di monumento, diciamo, Dishu e Cholo Writing sulle calligrafie, diciamo, nate dalla cultura Cholo della parte west degli Stati Uniti. Ed è autore di un saggio per me estremamente interessante
che secondo me è perfettamente in grado di spiegare a chi sia completamente digiuno il perché quelle che normalmente sono considerate l'emblema del degrado urbano, ovvero le tag e i throw up, in realtà siano qualcosa di estremamente complesso, degno di interesse. Così importanti e degni di interesse che François ha svolto numerosi e importanti studi, soprattutto per caratterizzare anche come queste forme di calligrafia in ambito urbano si modifichino in base a quella che è la struttura, non solo la composizione, non solo sociale delle città dove si radicano, ma anche in base alla struttura urbanistica. So now, François, please, you can start your essay. We are listening. I share the document, but do you have it on screen? I see my face. Yeah, we see your face now. And okay. Do you see my PDF full page or nothing? Nothing, your Nothing. face, yeah. Ta-ta-ta. You should push share screen in bottom right. I already shared the screen. You already shared the screen? Give me a sec, I will Okay. reshare documents because maybe up. Can you see my document? Not yet. Ay, ay, ay. L'abbiamo provata anche ieri Because sera. on my screen I see my PDF, so you should be able to see my desktop, right? We see your face. But I already shared the document. You should share the desktop, not just the documents. Okay. Whoop. So nothing happened. We still see your face. I really don't know. Mats, avete idea di che cosa possa essere? Okay, we try to cut the phone call and start it again. Okay, because I use the share desktop function. Okay, so you call me back or I Yeah, call you back? we are going to call you back in 1 minute. Okay. Ok, niente, l'imprevisto tecnico non era successo fino adesso, quindi direi che sia. No? Sono io l'imprevisto tecnico, eh? Sì, ok. Non c'era arrivato, effettivamente. Ok, dicono che stiamo riprovando. François? Okay, so I'm sharing the desktop or I'm sharing the PDF from Acrobat. Desktop. Okay, color alt LCD. Ok, dicono. Ok, quasi ci siamo. No, Almost it's there. okay, I think I will share now because you see up. No. Hi. Okay, now. Now we see your Okay. desktop. And now can you s Yeah, now we see the cover of the books. can you see it now full screen? Almost, but it's okay like this, it's big enough. Don't touch anything else. Okay, so thanks Pietro for the invitation. So you've been talking about these three books and then the next book from Uzi in Stockholm.
And yes, maybe like this book about Uzi in Stockholm is a good introduction, because talking about tags and throw up, it means bubble letters. All these tagging practice in public space are always difficult because it's the most hated form of graffiti by the general public, but also by the general graffiti community itself, who most of the time prefer complex pieces and colorful murals above everything. And we have to understand that the tagging practice in the street demands the highest calligraphic skills. Even from outside, it can be perceived as primal or childish scribble at first sight. So being able to appreciate tags and throw up at an aesthetic level is not an easy thing. It's a long and probably impossible path for most of the people. But I will try anyway to propose an understanding and proposing a global panorama. So I'm trying tonight to propose a resume, kind of synopsis, of my previous research and books. So I proposed a quite complex title, Graffiti of Names, Collective Emergencies of Metropolitan Visual Identities from the Urban Tissues. So it's very pretentious as a title. More simply, the title could have been a simple case studies of six different ways to see graffiti worldwide. So I can talk about six metropolitan hands as hand styles, way of writing, and I will try to present tonight six important way of thinking the urban space and the art of signature in these urban spaces. So we will talk about Los Angeles cello writing, New York tags and throw-ups, Philadelphia prints and wikids, Sao Paulo pichos, of course, one of the most important phenomenon from the last years, Tijuana trepes, and Monterrey in Mexico also, firmas and ganchos. So I want to precise that my work, I'm focusing on urban signatures as a calligraphic traditions. I'm interested in writing culture in the long term, how you transmit from a generation to another one, and also interested by Latin letter forms, unexpected evolutions. And of course, this I will present this idea of metropolitan-based hand style school. So you have to understand that there is real tradition of writing, and it's not just there is kind of there is deep knowledge and transmitted knowledge through long period of time. One person that is very important in graphic design and calligraphic history is a guy from Netherlands called Gerrit Noordzijs, and I place here a quotation that was very important for me, and it says, a history of writing is a history of shapes and not a history of meaning. And that's very important because most of the discourses about graffiti, in fact, doesn't describe the shapes. They have like social approaches, etc. But people really focusing seriously on shapes are very few. So this guy, Gerrit Noordzijs, was like really important in changing the way the history of typography and calligraphy was defined. And I've been using a lot of his idea doing my own work. So I will propose here a designer point of view, how we do things. This question of how is very important. Drawing as a research method. Studying the human body as a writing tool, and also analyzing ductus. Ductus is the number of strokes and the order of strokes you need to draw a letter. So we will start with Los Angeles cello writing, which is the oldest urban graffiti phenomenon. It started at the mid to the end 30s. So I will display like photos from the 70s. And it's a special style with a kind of gothic letter as a skeleton
that is optimized for suburban context. So you can see here photos from the 70s and my own photos. Sorry, François, we still see the first slide. Are you going forward or because we still yeah. see? Yeah. Okay, we still see the first one. What's that crap? Yeah, we just see the first one, the book covers. Okay, Tunk. Okay, now it's going. Okay. Okay. Okay, sorry. So I was in Los Angeles. Yes. You missed the the quotation. Yeah, but we listened it. So. Yeah, Los Angeles is there, and I'm always working both on my own photos and other photos from other photographers. But most of the time, I'm going in the places to do my own work and to build my own photographic corpus, and then I analyze all this photography. So you can see here some views about different neighborhoods in Los Angeles, and you have both smaller inscription and also like inscription like this one at the scale of the warehouses and suburban workshops that are the main architecture style in Los Angeles. We will jump of course to New York, which is kind of the epicenter of globalization. And that's the image we all have in mind. This kind of we are all Americans. We are all very influenced by all the movies, the TV series, the cop series, etc., etc. And New York is very important because New York proposed the subway car as a communication support, as a communication surface. So one of the most important stuff is in New York is to turn the transportation networks objects into surfaces of communication. So I'm proposing different image from different periods, and here you can see that the logic is always the same, trying to invade this train with as less paint as possible and to cover as much of surface as possible with as less paint. And of course, New York gives to the world this idea about the signature as a continuous loop. We can see here VEEFER, V-E-E-F-E-R. And this is the style that all the kids in the world applied in their own neighborhood. New York became a worldwide aesthetic dogma for most of the graffiti world. And also I've been working about the transcription, about the graffiti New York style in places like Europe or other places. Here we are in Paris in the 90s in the street. So it's a kind of simplified version of New York, but the lettering, the mix of both lowercase and uppercase letter, the idea about the signature as a continuous loop is exactly the same. So the whole Europe stuff were kind of a continuity of the New York phenomenon. Here it's the early tags, the first tags in the Paris subway in the early 90s. Some photo about Philadelphia. Philadelphia is a kind of very underrated and underrepresented phenomenon, which is a pure gem in hand styles. I will show some images, like the style is totally different from New York. There are two very close cities, but very different. And my whole idea today is try to present you textures and to show you that each city is developing its own aesthetic. And that beyond these names, because tags are just nicknames, and beyond this highly individual image of the name, we can find
common criteria. And with the time, there were like some aesthetical stabilization in each city, and only a few cities were able to propose images of the name to define the art of the signature in a different way than New York. And maybe Sao Paulo is the most important and the most different phenomenon, because in Sao Paulo, the architecture is the first target and not the subway. And the megalopolis of Sao Paulo is totally saturated, and the actual the ongoing evolution is very interesting because it's going vertical. So this is the kind of things you can see in Sao Paulo. They are painting with paint rollers. All letters are carefully spaced. It's not a continuous loop. The way you think the letter is totally different. And the massiveness of the invasion is far more important than New York. And this image is maybe one of the most impressive one that was published in the social networks. At the moment, recently, you have a law in Sao Paulo where now the advertising, the official commercial advertising, is now forbidden in the city center because it was defacing too much the city center. So now in the city center, you only have Pichação, which is the tags from Sao Paulo. And it takes like really crazy extension and going the whole facade names, taking the whole facade of buildings from top to bottom on on the blank walls. Another very important example about dealing with architectural space is Tijuana. It's maybe one of the most unknown phenomena. It's called trepes. Trepes means just climbing in Spanish. And it's a different way than Sao Paulo to invade buildings. Buildings are invaded from top, and the lowest inscription on the facade is winning this urban visibility competition. Some example of billboards, big warehouses, and you have like long lines of names, and sometimes inscribed in both direction, from left to right or right to left. They can write in both direction, and you can see here at the center of the image, the guy writing without any security from the top of the facade. So it's a very strong physical engagement. Only a few people are able to take that much risk to write your name in public space. And I will end up the photo series with Monterey, which is a very strange and cryptic inscription phenomenon. And they have like what they call firmas. This is a firma. It's an extremely stylized monogram. It's made of one or two letters. Here it's just one large D, very complex. And these monograms can look like animals or strange spiky letters. So it's a very it's not a very well documented practice. You can see some images through YouTube if you just go and you type gunshots on YouTube. It's very impressive. They are like inscriptions made for the suburban architecture. They are made for the big warehouses, the big commercial warehouses, or the big main infrastructures and the never-ending highways and stuff. It's a central M. It's a guy called Martin, and it says a big M and long hooks. So ganchos mean hooks in Spanish. And you have this big and strange M with enlargement on both sides to cover as much space as possible. And most of the time also I'm sharing this
I'm sharing this chronological image because only a few people can imagine like that Los Angeles is a phenomenon that is that old. So I place here some, just to give you some small historic points, and to see that there is cross-pollinization from a city to another one. And in blue, you can see New York is the main aesthetic reference for most of the city on the planet, and some cities on the planet were able to create their own tradition of lettering. And for example, now Sao Paulo is becoming a new aesthetical influence, especially in Europe. Some of the guys in Berlin are using the Sao Paulo method. So I wanted to show this very strong New York influence all over the world. And this is my main idea for tonight. This is the idea about this texture. You can see here, I'm placing like different names. So from the left, it's Los Angeles, then New York, then Philadelphia, Sao Paulo, Tijuana, and Monterey. And you can see like the texture, like a typographical reading texture. You can see that these textures are really different. And that's my main interest, to be able to see in the letter structure and the associated texture it produces on the image of the name, to see it as a visual identity of a given urban area. It reveals like these columns, they reveal the collective aesthetic consistency beyond the image, beyond the individual image of the name. There is an idea about supra-individual common aesthetics. And it's what I found remarkable, because graffiti is always presented as a practice of the self. But in fact, you can recognize collective schools. And it's a fact that most of the people don't understand that well. If we start to look at these shapes, I will propose kind of two different schools: a kind of typographic school like Los Angeles, Sao Paulo, and Tijuana. They have like separated letters. There is no links between letters. Letters are carefully spaced, and they have kind of typographical approach of the urban space. And of course, the letters, the aesthetic of letters from a city to another one are really different, but you can make spatial comparison. I mean, the composition can be compared. And on the other side, you have this more continuous loop, like one line, one gesture line, to be able to write the name in New York and Philadelphia. And also we can talk about the same idea about Monterey, but Monterey is so different, is so cryptic and so much more based on monograms, based on one letters. They are not that easily comparable. I mean, Monterey for me is kind of autonomous, very specific stuff. So this is my main idea tonight: textures. I won't describe it that long, but this typographical and calligraphical analysis is also completed by spatial relation and the way the body is in relation with the infrastructure and the spatial order of a given city. You have here the relation of the human body as a writing tool with the different support, the different objects offered by the metropolis. So you can see the human body here in relation with, for example, the New York subway cars, the different proportion that when the human body is meeting some
given surfaces, you have you have certain responses. So I did like very precise and deep spatial analysis in relation with architecture and the human body, but this is not my point tonight. I just wanted to show you that the whole calligraphical analysis is backed up by a spatial relation also. Here it's the technique in Sao Paulo where the people are just rappelling down with handcrafting ropes, a very dangerous practice. And here the relation about the inclination about Trepes, Tijuana letters with the way you write from the rooftop. So the lettering aesthetics is highly connected with the limitation of the body playing around with the infrastructure of each city. So the letters will have different shapes in relation with the properties of the city. If you are living in a suburban area, you won't achieve the same kind of shapes than a very vertical Sao Paulo context, for example. And as a conclusion, I wanted to show you my main idea tonight was like this metropolitan-based visual identity, and I will take like Los Angeles cholo writing as an example. Cholo writing is a very community-based writing. It's gang, it's Hispanic gang writing, and this very strict community usage were used in other groups for identifying other groups, and then it spread internationally. So it's from a very local texture, it moved to a kind of worldwide recognition. Here, it's the first ever record cover using graffiti. So it's just a rock band of white guys, and to represent themselves as a band from Los Angeles, they decided to choose Mexican gang letters to represent themselves. So it was the first time that a record cover is using graffiti letters. And since then, many other bands did the same. Punk bands, rock bands, hip-hop bands, Hispanic hip-hop bands, of course. Here, it's Suicidal Tendencies using the same gang aesthetics for their covers. And this precise aesthetics became also popular worldwide because of the skate community. Most of the skateboard that were produced in LA since the 70s, the whole decoration and the corporate identity of the firms that are building skates, they took the bite the Mexican gang's identity, and they took it as a representation of the city of Los Angeles. So all the advertising, the old ones from the early 80s or more recent one, they are all linked. Here you can see a Bones inscription. It's almost exactly the same as the Bones wheels, skate wheels from Powell Peralta. A direct borrowing of this aesthetics, and this and as young teenagers here in Europe, we were all copying this letter without knowing they were like from Mexican gangs, and we all believed they were like just the image of a skate community. So this very tiny aesthetic decision became worldwide influence. And the two last images, we can talk also about divergences and competition to represent the true city's identity. For example, in Sao Paulo, the Pichadores, like the local tigers, they have like reclaims. And yes, you can see the image. Here you have a very big and very famous mural in Sao Paulo that was recovered by Pichadores with their names. And you can see at the left of the image, they say, okay, you spent many money to pay some artists to do these murals, but this mural is just a makeup to hide the real poorness
and of the city and the real transport and social problems you can deal with in such a city. So pichadores are saying that the true image of the city are the tags, are the image of the names that are all over the city and not this mural. And it came to the point that some of the so-called street artists were invited in one of the Sao Paulo official art biennale. It was in 2008, and some of the guys representing the local street artists, they were like using a lot of pichadores aesthetic. So the pichadores sent a letter to the organizer of the biennale saying, okay, you are invited this fake street artist, but we are the real person representing the image of the city, so please also invite us. Of course, the organizer didn't invite the pichadores, so the pichadores say, okay, if you're not inviting us, we will come the day of the opening and we will recover the whole biennale. And they did it. It was like a massive fight and stuff. It was like a big debate in the Brazilian society after, and I've been testifying and trying to explain some of the aesthetical interest in what they do for this important Carta Capital magazine from December 2008. So I would say that most of the time, muralism, together with the associated discourses about city embellishment or social discourses, are missing the point. And we know this since Jean Baudrillard told it in his famous article, Cool Killer or the Insurrection of Signs. All this is just hiding what is really at stake, the control of the symbolic space of the city and how to compete with both public authorities and the advertising industry, and how you give as individual or groups with just artisanal means, how do you give some means to compete with that? So I'm trying to explain you that maybe the name writing in public space, even if it's if questionable, even if illegal, is maybe a more rooted visual representation of a given urban area. And this practice that in a way is an unconscious attempt to say here and now, hic et nunc in Latin, with letter forms, this kind of supra-individual calligraphic texture that is a consequence of both global cultural influences and a specific city spatial order, is maybe a more accurate representation of a city. And here I'm also influenced by all the ideas you can find in contextual design, in all the very old ideas you can find in architecture history, and even in Italian architecture history, talking about genius loci, about what is truly local, what can truly represent a given culture or given region through material, shapes, shapes, decision, and all that. And I truly believe that you can translate this idea about genius loci towards the graffiti and street lettering field, and that the late 20th and early 21st centuries is the scene where we can observe a truly innovative street efficiency in lettering. And the whole idea is to replace all that in a larger history of letter forms. And the art of signature is a segment of this history of letter. But I think it's very important to point that and not placing the figurative murals on top of the cake. It's probably not on a longer scale, on a longer historic scale. Murals are not the biggest aesthetic innovation. I'm done. Sorry, I've been a bit longer. Is it okay for you? Yeah, it's okay. We are going to cut my last presentation.
So I will just be very fast, and Luca will take his time. So, okay, thank you very much. Yes.